nuovo video, nuovo appuntamento in barca. Sono uscito intorno alle 11 per venirmi a fare una mezza giornata a Seppie. Le condizioni non erano idonee, lo sapevo già, però guardate che spettacolo. Era fin troppo invitante per non venire a prendere un po' di sole. L'acqua purtroppo è un po' torbida, però non mi ha fatto rimanere a casa. Il video non l'ho iniziato da quando sono uscito, bensì, vi dico la verità, me la sono goduta. Adesso però sembra che si stia iniziando a muovere qualcosina e le prime seppie stanno iniziando ad uscire. Ne ho appena finita di prendere una, eccola qui. Guardate che colori spettacolari. La mettiamo nella vasca, dove già si trova qualche altra sua amichetta. Eccole qua. C'è anche un sauro nella vasca, perché ho posizionato una canna da traina con un sauro vivo innescato. Non so se si riesce a vedere lì in fondo, c'è la boetta. Non si sa mai, tante volte può capitare la sorpresa. E ci facciamo trovare pronti. L'assetto da pesca è il seguente: abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5. 5 canne come al solito in pesca. Inizialmente avevo messo in mare l'ancora galleggiante, poi purtroppo le condizioni meteo sono cambiate. Ho provveduto a scendere il motor guide, ad azionare la funzione mantieni prua, e mi sono messo letteralmente prua al vento, proprio per evitare le tante reti che si trovano nel sottocosta. Sembra che in questo momento le seppie si siano attivate. Vediamo se riusciamo a fare qualche altra cattura. Siamo al termine della stagione per la pesca alle seppie. Non si fanno più i numeri che si facevano verso novembre, dicembre, ma già va benissimo prendere 7, 8, 10 seppie. Direi che già è tanta roba. Ci aggiorniamo alla prossima cattura. Adesso inizio a filmarle. Eccola. Ragazzi, è importante prestare molta attenzione a dove si prendono le seppie, in che zona, perché le seppie si trovano in gruppetti, quindi prestando molta attenzione, valutando poi delle zone limitrofe dove magari ci accorgiamo di non prenderne, ritorniamo sui punti dove abbiamo preso le seppie. Sto recuperando la canna da traina con il sauro innescato. Ho deciso di ripetere, di ripercorrere lo stesso scarroccio che mi ha fruttato 4-5 seppie. Pertanto recupero prima la canna da traina con il sauro innescato, lo metto momentaneamente nella vasca del tubo, recupero le altre canne per le seppie. Accendiamo il motore principale della barca, ritorniamo lì fuori e provvedo nuovamente a filare in mare prima la canna con il sauro e poi le canne per la pesca alle seppie. Come vedete, sulla lenza, sul multifibra, avevo posizionato un piombetto di 30-35 grammi a una trentina di metri dal sauro, per fare in modo di affondare leggermente l'isca. Sto pescando su un fondale di 10-12 metri con un piombetto del genere. Alla distanza che io ho dato dall'isca, più o meno il sauro navigava intorno ai 4-5 metri di profondità. Con un elastichino, qualora avessi abboccato il pesce andandolo a tirare, immediatamente si andava a spezzare. Il sauro l'ho innescato con una clip che amo realizzarmi da me. Adesso vi mostro l'innesco.
considerate che questo sauro è in acqua da 3 ore. Lo mettiamo nella vasca. Recuperiamo le altre canne per le seppie e ci spostiamo. Eccoci qua, abbiamo fatto questo breve tratto di navigazione, circa mezzo miglio. Ho subito rifilato il mare e il sauro vivo per non farlo soffrire troppo nella vasca, e gli ho dato una 30 metri. Filo in mare le canne con gli artificiali per le seppie e do un'altra 20 metri alla canna da traino e siamo nuovamente in pesca. La canna con il sauro sta a 50 metri dalla poppa, aspettando la sorpresa, che vi ricordo ragazzi, se non le provate queste cose, le sorprese difficilmente arrivano, è solo provando e riprovando che arrivano le gioie. Ma se una canna in mare con un pesce vivo non la mettete, difficilmente potrà capitare la leccia amia, una spigola di taglia, un bel serra. Purtroppo, come si suol dire, aiutati che Dio ti aiuta. Ed eccoci qua, le 4 canne a seppie più una, come sempre, che gestisco in mano, la mia amata Solpara, protagonista di quella seppia aliena dell'ultimo video, una seppia mostruosa. Vi allegherò il link nella descrizione del video qualora ancora non l'aveste visto. E niente, molti mi chiedono come riesco a gestire 4 canne a seppie così vicine l'una all'altra. Dice Salvatore, ma com'è possibile, non si rischiano in garbugli, non si accavallano le lenze l'una sull'altra? Ragazzi, è molto molto semplice, basta posizionare ognuna a una distanza differente rispetto alla plancetta di poppa. Io in effetti ho la prima canna partendo da sinistra, che si trova a circa 6-7 metri lontano da poppa. Quest'altra qui invece la tengo posizionata a 3-4 metri più lontano dalla poppa, quindi leggermente prima, quindi più lunga, più vicina, più corta, leggermente più lunga, quindi 6 metri, 3 metri, 4 metri, 7 metri. Quindi noi avremo le canne posizionate a metrature, a distanze dalla poppa diverse, in modo tale che avendo un moto abbastanza uniforme, quindi uno scarroccio abbastanza uniforme, le lenze non andranno mai ad accavallarsi l'una sull'altra. E io in questa maniera, in tutta comodità, riesco a gestirle e osservarle senza problemi. Appena noto un'anomalia del cimino, dove mi rendo conto che non ritorna più, vuol dire che molto probabilmente c'è la seppia che si è lanciata sull'artificiale, la vado a ferrare e la recupero. Molto 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 semplice. Va da sé che acquisire comunque una certa familiarità, chiamiamola così, e una certa serenità nel gestire 4-5 canne contemporaneamente, ovviamente viene con il tempo. Agli inizi pescavo con una canna, con 2 canne, a volte anche con le lenze a mano. Invece piano piano, con il passare del tempo, ovviamente con l'esperienza,
si riesce poi a gestire in tutta serenità anche 4-5 canne. Ne potrei mettere altre 5. Per rimanere a norma di legge preferisco utilizzarne 5, che sono più che sufficienti per divertirsi. Purtroppo le GoPro, come da un po' di tempo a questa parte, stanno facendo dei capricci. A volte aziono il pulsante per registrare, ma non si avvia il filmato e quindi tante catture sono state perse. Poi però alla fine vi farò vedere nella vasca del vivo il resoconto. Ragazzi, ho deciso di spostarmi e andare a provare più sotto costa. Il Sauro lo stiamo trainando da questa mattina, non c'è stato verso. Viene premiato e torna a casa sua. Perfettamente in forma, in quanto grazie a questa clip non si va a ledere nessun organo vitale. Eccola qui, con un bel circle, nodo del tubicino per lasciare un'asola per permettere al circle di svolgere il suo lavoro per lavarsi al lato della bocca del predatore. E niente, sarà sicuramente per la prossima. Questa qua la posiamo, sto recuperando le altre canne per spostarmi e andarmi a mettere un po' più sotto costa. Vorrei cercare di prendere un altro paio di seppie per poi tentare un'oretta al calasole con un po' di traina ai calamari. Vi mostro fino ad adesso il risultato della pescata. Come dicevo, purtroppo tante catture non siamo riusciti a filmarle a causa delle GoPro, però qualcosina è uscito. Siamo andati in doppia cifra, eh? Alcune sono proprio belle di taglia. C'è anche l'altro sauro preso con il sabichi e dopo lo andremo a liberare. Ho perso un po' di tempo per sciacquare le canne e le attrezzature. Sta quasi per tramontare il sole. Sto montando la canna per i calamari con l'affondatore. Terminale di 10 metri 0,30. Ho armato anche l'altra lenza con lo steam. Non perdiamo tempo, metto queste altre canne per le seppie all'interno della cabina, ci spostiamo, facciamo un paio di miglia e proviamo a calamari. Sullo spot andrò a filare due canne, una totalmente a galla con un rapala che ha una paletta molto più pronunciata e quindi scenderà circa 1,5 metri sotto il pelo dell'acqua, l'altra canna con l'affondatore e un altro affondatore con la lenza a mano. Abbiamo a disposizione circa un'oretta di tempo a divertire. Già ci siamo divertiti perché abbiamo preso, non ricordo bene se 12 o 13 seppie, e siamo usciti intorno a mezzogiorno, quindi con un'acqua torbida che non vi dico, non è un ottimo risultato. Di più, se ci esce anche il calamaretto da fare fritto questa sera, non vi dispiacerebbe. Ragazzi, eccolo! Ragazzi, si è staccato purtroppo, si è staccato, era anche bello. We'll be right back.
tirato fin troppo la corda. Avevo detto un quarto d'ora, 20 minuti, sono stato più di mezz'ora. Adesso purtroppo davvero mi devo ritirare. La mangiata del calamaro c'era stata, si è strappato. Ha preferito perdere un tentacolo anziché morire. È stato saggio. Ragazzi, io vi saluto. Vi aspetto al prossimo appuntamento, alla prossima uscita. Come dico sempre, se volete venire a farvi una bella pescata con me, trovate il link in descrizione e il mio numero di telefono per chiedere maggiori informazioni. Quando volete, sono a vostra completa disposizione. Non dimenticate di premere sulla campanella per non perdervi tutti i prossimi video. Non dimenticate di seguirmi anche sulla pagina Instagram e Facebook Sasa Fishing. Alla prossima avventura!